Bene, allora in questa seconda parte della lezione ci andiamo a preoccupare delle forze scambiate tra ruote dentate cilindriche a denti dritti con profilo ad evolversi. Allora cerchiamo di inquadrare un po' il discorso in un contesto un pochino più ampio che chiama in causa anche i supporti, visto che abbiamo parlato a suo tempo di cuscinetti e in particolare di cuscinetti a rotonda. Allora, supponiamo di avere una situazione di questo tipo. Quindi abbiamo una ruota dentata in maniera molto schematica, naturalmente, che è calettata su questo primo albero, quindi che ha gli appoggi in A e B, e qui abbiamo un secondo albero su cui è calettata quest'altra ruota dentata. Va bene? Allora, rappresentiamo in maniera molto schematica Allora, supponiamo di avere un ingresso qui, per esempio, della potenza meccanica e per esempio un'uscita qui, ok? Quindi qui abbiamo una certa potenza con un certo numero di giri in ingresso e in uscita abbiamo un numero di giri N2, ok? Immaginiamo di effettuare questa trasmissione di potenza per il tramite di una coppia di ruote dentate cilindriche. Naturalmente questo è abbastanza conveniente nel momento in cui abbiamo degli assi paralleli, ok? Quindi qui abbiamo dei supporti che sono solitamente rappresentati da cuscinetti, abbastanza spesso da cuscinetti a rotolamento, quindi questo qui è l'appoggio A, qui analogamente abbiamo un altro supporto, okay. Questo è l'appoggio B e qui C e D. Bene? Ok, allora dalla potenza possiamo calcolare una coppia motrice uguale alla potenza diviso la velocità angolare. La velocità angolare omega 1 è uguale a 2 pi greco m1 diviso 60, quindi questo parametro lo infilo qui dentro e mi calcolo la coppia motrice. Allora, la coppia motrice è rappresentata in maniera concorde con la velocità angolare omega 1 e trattandosi di ruote esterne naturalmente questa è la velocità angolare omega 2 che è associata al numero di giri n2 in uscita.
Allora, noi vogliamo andare a calcolare le forze scambiate da questa coppia di denti, naturalmente. E immaginiamo anche di conoscere le posizioni degli alberi, o meglio dei supporti, in questo modo, e ipotizziamo che questa ruota sia posizionata in mezzeria, quindi notiamo questo con L ed L, quindi in senso assiale le due ruote sono posizionate nella mezzeria dell'albero stesso. Va bene? Ok, allora andiamo a fare uno schema, che faccio in questo caso in orizzontale, di questa coppia di ruote dentate in scala diversa, quindi vado a rappresentare una circonferenza primitiva della ruota motrice ed analogamente una circonferenza primitiva della ruota condotta. Questa ho con 2 per la seconda ruota, va bene? Allora vado a riportare anche qui, questo è con 0, a riportare anche qui il verso della coppia motrice, il verso della velocità angolare omega 1, il verso della velocità angolare omega 2. Allora, dall'angolo di pressione andiamo a rappresentare, come già fatto in altre occasioni, la linea di ingranamento, che sarebbe questa, quindi questo angolo è uguale a teta. Adesso capiremo anche il perché questo angolo viene mantenuto abbastanza basso, come vi ho detto, e normalmente standardizzato a 20 gradi. Allora, vado a rappresentare anche in questo caso necessariamente T1 e T2, questi punti mi servono per poter tracciare le circonferenze basi di entrambe le ruote. Ok? Analogamente da quest'altra parte. Queste sono le due circonferenze basi e questi sono i punti di tangenza. Allora, una delle caratteristiche fondamentali dei profili a devolvente è che la normale comune ai profili, proprio per come sono generati, è tangente alle due circonferenze base, così come rappresentate. Quindi, trascurando per il momento l'attrito al contatto, la linea di ingranamento rappresenta anche la retta d'azione, cioè la direzione della forza risultante che viene scambiata tra i denti a contatto. Va bene? Allora vado a rappresentare una coppia di denti prendendo in questo caso come riferimento per esempio il punto P con 0. Questo è un profilo e questo è l'altro profilo. Ok? Quindi questo è il profilo motore che spinge e quindi è associato alla ruota 1. E quest'altro è il profilo condotto che è associato alla ruota 2. Ok? Quindi nel momento in cui applico questa coppia motrice in questo verso orario di rotazione, il profilo 1 spinge il profilo 2
secondo questa direzione, che è la linea di ingranamento dal punto di vista cinematico, che è la retta d'azione dal punto di vista dinamico. Va bene? Allora possiamo andare a effettuare un'analisi delle forze scambiate, però dobbiamo fare delle ipotesi, ok? Allora, l'ipotesi è per il momento di trascurare l'attrito, quindi attrito trascurabile. 2, ipotesi di avere, importante, una sola coppia di denti a contatto. E questa ipotesi viene subito smentita dalla continuità del moto di cui abbiamo appena parlato, perché per avere la continuità del moto abbiamo detto che ci devono essere più coppie di denti a contatto, in modo tale che prima che una coppia si lasci un'altra entra in presa, ok? Ma in questa maniera ci semplifichiamo un po' la vita, perché? Perché il sistema, come vedremo, diventa staticamente determinato. Viceversa, se vado a considerare due coppie di denti a contatto, il sistema è iperstatico e non può essere risolto soltanto con l'ausilio dell'equazione della statica, bensì dobbiamo andare a scomodare le deformazioni come normalmente si fa nei sistemi iperstatici. Quindi questo è il motivo per cui riteniamo diciamo, di adottare questa ipotesi. Bene, detto questo andiamo ad effettuare la nostra analisi. Il discorso è abbastanza semplice, perché sempre con la tecnica del free body qui possiamo andare a considerare naturalmente una risultante di forza trasmessa dal profilo 1 al profilo 2 che ha questa direzione, no? Quindi la direzione della normale comune, ma la normale comune è proprio la linea di ingranamento. Va bene? Questa forza può essere decomposta in due componenti importanti, una componente radiale, che è questa, va bene? E una componente tangenziale. La componente che effettivamente determina la trasmissione del moto è ovviamente quella tangenziale, ok? Quella radiale ce l'abbiamo proprio per le caratteristiche del dente, d'accordo? Bene, allora naturalmente sulla ruota 2 agisce una coppia resistente che si oppone alla velocità angolare. Quindi questa possiamo dire che è la risultante della forza F1-2, cioè che il membro 1 esplica sul membro 2 e poi di conseguenza queste sono le componenti. Quindi questa è la componente radiale della 1-2 e questa è la componente tangenziale della 1-2. Questo per quanto riguarda la ruota 2. Naturalmente per il principio di azione e reazione la ruota 1 è soggetta a delle forze uguali e contrarie. Quindi qui ho questa altra forza che è uguale e contraria se punto l'attenzione sulla ruota 1 e naturalmente anch'essa presenta due componenti, una tangenziale e un'altra radiale, così come le sto rappresentando. Naturalmente questa è la F di 2 su 1, questa è la F tangenziale 2 1 e questa è la F radiale 2 1, ok? Effettuato il censimento delle forze, naturalmente qua tra le ipotesi consideriamo anche una situazione a regime, quindi non transitori, quindi senza azione forze inerze. A questo punto posso andare a scrivere le equazioni di equilibrio alla rotazione e alla traslazione per ciascuna ruota. Va bene? Allora, per quanto riguarda l'equilibrio alla rotazione, qui possiamo scrivere che la coppia motrice sarà equilibrata
dal momento, qui o considero quella tangenziale o quella totale, comunque posso scrivere F2,1, in questo caso il braccio della risultante rispetto al polo con 1 sarebbe ρ1, il raggio della circonferenza base, ok? Ma questa la posso scrivere anche in funzione della componente tangenziale 2,1 che va a moltiplicare ovviamente ρ1, che sarebbe R1 per il coseno di teta. Va bene? Cioè moltiplicato per il raggio R1 che rappresenta il braccio della componente tangenziale rispetto allo stesso polo o con 1. Ovviamente la componente radiale è braccio nullo e quindi non entra in gioco nell'equazione di equilibrio alla rotazione. Per la ruota 2 posso scrivere che C con R naturalmente è uguale alla F1,2 per, attenzione, ρ con 2, perché questo è il braccio ρ con 2, mentre questo è R2, e quindi questo è uguale la componente tangenziale 1,2 R2 per il coseno di teta. Va bene? Analoghe considerazioni anche per la ruota 2. Allora, per la verità, qui diciamo dovremmo completare il censimento delle forze chiamando in causa le reazioni vincolari che sono determinate da questo supporto, perché le ruote dentate naturalmente sono gallettate su degli alberi e quindi ovviamente diciamo ci sono delle reazioni vincolari. Quindi per l'equilibrio qui ho questa risultante che sarebbe la RO1 radiale, e ho qui un'altra forza che sarebbe la R tangenziale, in quanto parallela a quella tangenziale, di O con 1. Analogamente da quest'altra parte avrò questa reazione risultante che sarebbe la RO2 radiale e la RO2 parallela, quindi nella stessa direzione di quella tangenziale. In questo modo abbiamo completato il censimento delle forze. Però io voglio dare una rappresentazione, diciamo un'analisi un po' più accurata, un po' più vicina a quella che è la progettazione, quindi mi avvalgo di questo schema, ok? Avvalgo di questo schema perché noi ipotizziamo che da questo ragionamento vogliamo arrivare anche a combinare questa analisi con la scelta dei cuscinetti, no? Perché poi le ruote dentate sono calettate sugli alberi, gli alberi a loro volta sono supportati dai cuscinetti. Ipotizziamo che questi siano a rotolamento. Tra l'altro, siccome queste sono ruote dentate a denti dritti, va bene, cilindriche a denti dritti, praticamente possiamo tranquillamente utilizzare come supporti dei cuscinetti radiali rigidi a sfere, ok? Comunque dei cuscinetti radiali, perché i carichi sono soltanto radiali, non ho alcuna componente assiale, va bene? Non avendo alcuna componente assiale non è necessario utilizzare un cuscinetto di altro tipo, ok? Cioè che sia in grado di sopportare anche delle spinte assiali. Quindi rimaniamo nella scelta di un cuscinetto appunto radiale. Allora andiamo a fare uno schema di questo tipo e ci avviciniamo un po' anche a quello che riguarda la schematizzazione vera nel caso della progettazione. Quindi lo schematizzo in questo modo, cioè c'è il carrello e qui chiamiamo in causa anche il montaggio dei cuscinetti, ok? Quindi c'è il tipo di meccanismo per la trasmissione del moto, il tipo di supporto che dipende dalle forze in gioco e anche il montaggio, perché da lì deriva la schematizzazione, e la schematizzazione ovviamente è connessa anche al tipo di analisi che andiamo a fare. Ok, allora immaginiamo che questo sia il punto A e questo il punto B con riferimento a quello schema
con la vista assonometrica. La nostra ruota dentata motrice, immaginiamo che sia questa, e la sua posizione, come già detto, rispetto ai due appoggi è la seguente, cioè abbiamo ipotizzato che sta in mezzeria, quindi questa è L e questa è L, giusto? Noi da questo discorso vogliamo risalire anche ai carichi sui cuscinetti. Facciamo un passo indietro. Noi abbiamo ipotizzato, come solitamente accade in pratica, di conoscere potenza e numero di giri, cioè i dati di targa meccanici del motore, solitamente un motore elettrico. Da qui ricavo la coppia motrice e la velocità angolare. La coppia motrice quindi la conosco, per cui vado a guardare queste formule, va bene? Io conosco la coppia motrice e conosco naturalmente le caratteristiche geometriche dei denti, per cui da questa formula, conoscendo il rapporto di trasmissione e tutto il resto, io posso calcolare la F2,1 tangenziale, che sarà uguale alla coppia motrice diviso R1 per il coseno di teta. Quindi questo per me è un numero, lo posso calcolare, la forza tangenziale. Ok? Dalla forza tangenziale posso ricavare anche la componente radiale, quindi la F2,1 radiale, che sarà uguale alla F2,1 tangenziale. Dobbiamo guardare qui abbiamo questo triangolo rettangolo, questo è teta, questa è la F2,1 tangenziale e questa è la F2,1 radiale. Ok? Quindi quella radiale sarà uguale a quella tangenziale per la tangente sempre dell'angolo di pressione. Quindi seguendo questa strada, ce ne potrebbe essere un'altra, ma è simile a questa, noi possiamo calcolare tutte e due le componenti, la componente radiale e quella tangenziale. Poi naturalmente posso calcolare o direttamente da qui o tramite queste la risultante, va bene? Quindi la risultante, che sarebbe la F2,1, è uguale, attenzione, sarebbe una somma vettoriale, quindi devo fare col teorema di Pitagora la radice quadrata della F2,1 tangenziale al quadrato più la F2,1 radiale al quadrato. E quindi ho calcolato componenti, soprattutto per quanto riguarda le forze scambiate. Va bene? Ok, ma a questo punto possiamo decidere o di ragionare su un piano che è parallelo direttamente alla risultante, oppure ragionare su due piani diversi, cioè vale a dire questo piano, esattamente in senso radiale, e il piano perpendicolare. Ipotizziamo di fare così, che non è strettamente necessario in questo caso e forse non è neanche conveniente, però ci prepara il terreno nelle situazioni in cui non è possibile fare in questo modo. Già se andiamo, per esempio nel caso delle ruote a denti di guidare o le ruote coniche o altri tipi di ruote dentate, ovviamente conviene fare in maniera diversa. E allora facciamo questo ragionamento, andiamo a considerare appunto questi due piani, in modo tale da considerare separatamente queste reazioni, va bene? Allora, io ho un carico radiale, lo vado a mettere qui, questo è il mio carico radiale che conosco, che sarebbe il carico radiale 2,1, quindi questa forza è nota. Naturalmente ciò vale nel momento in cui io mi metto su questo piano, va bene? Su questo piano che contiene questi tre assi paralleli tra loro. Ma in una schematizzazione sul piano perpendicolare qui lascio lo schema cerniera carrello, poi vi spiego come questo è collegato al tipo di montaggio, va bene? Qui ho naturalmente la stessa ruota, perché sto considerando la stessa ruota dentata, lo stesso albero, quindi questo è ancora A e B, ma mi trovo in un piano diverso. Quindi la forza che agisce qui in mezzeria non sarà più quella radiale, ma sarà quella tangenziale.
Quindi questa è la F2 tangenziale. Va bene? È naturale che mentre quella radiale passa per il centro e quindi di conseguenza per l'asse dell'albero su cui è calettata la ruota motrice, quella tangenziale è eccentrica, ok? Allora ecco che entra in gioco il discorso della riduzione di un sistema di forze, ok? Quindi io questa forza tangenziale la sposto sull'asse, naturalmente devo aggiungere una coppia, va bene? Quindi se noi immaginiamo che la potenza motrice entri nel punto A, come abbiamo schematizzato lì, e esce dove per quanto riguarda l'albero 1? Esce dalla ruota dentata, perché la ruota dentata poi la trasmette alla seconda ruota condotta, e la seconda ruota condotta a sua volta all'albero in uscita, e in questo caso per esempio nel punto D. Quindi la potenza meccanica entra di qua e fa questo percorso. Va bene? Ecco, questo è un'altra cosa da tenere a mente. Ok? Abbiamo la potenza meccanica che fa questo percorso e poi esce di qua. Va bene? Questo è importante perché la coppia di cui parlavo prima, che sarebbe la coppia equilibrante della coppia motrice, naturalmente agisce soltanto in questo tratto dell'albero, ma non qui, ok? In questo tratto dell'albero, perché nel punto A io ho la coppia motrice, poi dal punto di vista meccanico questo è determinato naturalmente da un altro componente di macchina, quale per esempio un giunto di accoppiamento dell'albero su cui è calettata la ruota motrice di questo, diciamo, semplice riduttore di velocità monostadio, e l'albero di uscita di un motore elettrico. Bisogna accoppiarli, per esempio, per il tramite di un giunto. Quindi qui abbiamo una coppia motrice e su questa sezione io ho una coppia equilibrante di questa, quindi uguale e contraria, che è uguale a che cosa? L'abbiamo detto prima, se vado a ridurre questa forza da questo punto a questo devo aggiungere una coppia. Questa coppia che cosa è uguale? La forza tangenziale per il braccio sarebbe il raggio primitivo, quindi questa coppia sarebbe uguale a F21 tangenziale per R1, ok? Tant'è vero, queste due sono uguali, come ho scritto anche qui. Bene? Ok, allora andiamo avanti. Scusate, però c'è qualche cosa di... Allora, quindi qui siamo su due piani diversi. Naturalmente devo andare a calcolare le reazioni vincolari e vale la sovrapposizione degli effetti, ok? Quindi noi consideriamo questo carico sui supporti A e B più quest'altro carico sui supporti A e B, va bene? Ok, quindi qui sta in mezzeria, quindi il discorso è molto semplice, quindi ho una reazione in A che sarebbe una R, scriviamo soltanto R' qui, e una reazione in B che sarebbe uguale ad R'. Analogamente qui ho una RA secondo e ho una RB secondo. Va bene? Allora, andiamo a cancellare qui e andiamo a ragionare sull'equilibrio. Allora, scusatemi, qui c'è un errore, perché se la scrivo in questa maniera qui deve rimanere la componente totale, ok? Perché rho 1 è uguale a R1 cos theta, quindi questo termine
questo termine è uguale a rho con 1. È uguale a rho con 1 e naturalmente anche qui è la stessa cosa, questo termine è uguale a rho con 2. La componente tangenziale la posso comunque ricavare andando a considerare il coseno di quella totale. Scusatemi, la F di 1 tangenziale sarebbe la F di 1 coseno di teta, la F di 1 radiale sarebbe la F di 1 per il seno di teta. Va bene? E naturalmente anche la coppia motrice, qua ricavo quindi la formula di prima, bisogna togliere l'apice, quindi ho un F2,1 che è uguale alla coppia motrice diviso R1 coseno di teta. Calcolo quella totale la infilo qui dentro e mi calcolo la componente tangenziale, che quindi è uguale a C con M diviso R1, C con M diviso R1, come risulta qui che C con M è uguale alla F2,1 tangenziale per R1. Ok? Bene, allora detto questo, ritorniamo al calcolo delle reazioni nucleari e quindi che cosa succede? In maniera molto semplice, io ho che RA' è uguale ad, RB', che quindi è uguale alla F2,1 tangenziale diviso 2, perché se vado a fare l'equazione di equilibrio qui, siccome questa è in mezzeria, diciamo il carico si equiripartisce sugli appoggi. Ok? Questo vale per questo schema nel piano 1, questo vale questo schema nel piano 2. Quindi posso anche scrivere RA secondo che è uguale anche qui ad RB secondo, perché anche qui naturalmente è mezzeria, quindi questo carico si equiripartisce, e che quindi questa è uguale alla, questa abbiamo detto era quella radiale, questa è la F2,1 tangenziale diviso 2. Le due componenti tangenziali e radiali generano diciamo due coppie di reazioni nucleari uguali tra di loro, perché il carico in mezzerio si equiripartisce. Se non fosse tale, è talmente semplice, basta applicare l'equazione della statica. Bene, ma siccome questo avviene su due piani perpendicolari, io ho che la risultante per la sovrapposizione degli effetti, la RA totale, è uguale alla somma di queste due, giusto? Vettoriale. Quindi la RA sarebbe uguale alla RA' al quadrato più RA secondo al quadrato. Ok? E ancora RB è uguale alla radice quadrata di RB' al quadrato più RB secondo al quadrato. Ho quindi calcolato le reazioni nucleari totali che agiscono sui supporti A e B dell'albero che sostiene la ruota dentata motrice 1. Bene, questi due rappresentano i carichi sui cuscinetti, ok? Perché i cuscinetti devono essere tali da esplicare queste reazioni che sostengono l'albero, che a sua volta supporta la ruota dentata motrice per la trasmissione della potenza. Quindi questo diventano i carichi sui cuscinetti. Ok? E tra l'altro sono calcolabili in questo modo. Allora, andiamo a vedere ora lo schema per quanto riguarda la scelta del cuscinetto. Come vedete, le reazioni sono perpendicolari all'asse, quindi come detto prima possiamo scegliere dei cuscinetti radiali, per esempio a sfere. Se il carico non è molto elevato,
vanno benissimo i radiali rigidi a sfera. Ok? Quindi in effetti noi abbiamo una situazione di questo tipo, in maniera molto schematica. Cuscinetti radiali rigidi a sfera. Bene, su questo cuscinetto agisce, per esempio, il carico R con A, che siamo in grado di calcolare perché abbiamo calcolato la F21, abbiamo calcolato la F21 per la coppia motrice e di conseguenza poi abbiamo calcolato le componenti tangenziali e radiali che poi vanno qui e di conseguenza calcoliamo i carichi sui cuscinetti. Va bene? Ok. Quindi dalla conoscenza di questo carico sul supporto A possiamo andare ad effettuare la scelta del cuscinetto. Questo discorso può essere ulteriormente esteso fino a calcolare naturalmente i carichi che poi gravano sui supporti C e D e quindi completare la scelta dei cuscinetti. Ok? Però vi volevo dare qualche altra indicazione, diciamo di carattere un po' più costruttivo, perché io ho adottato questa schematizzazione, cioè dire a Carrello che però è uno schema statico, ma dobbiamo vedere in qualche modo come è associabile al montaggio dei cuscinetti. Allora, facciamo uno schema un po' più costruttivo di questo albero, soltanto dell'albero 1, quindi immaginiamo che l'albero per esempio sia realizzato in questo modo. Segno fatto bene, ci vuole un po' di tempo, ma insomma vediamo di mettere in evidenza le parti più importanti. Quindi questo è l'albero, immaginate questa ruota dentata che è calentata su questo albero, come vedete sull'albero è creata una battuta, quindi evidentemente la ruota dentata entra da sinistra fino ad arrivare a battuta. Poi devo mantenere la ruota dentata naturalmente sull'albero. Perché? Perché vogliamo trasmettere potenza meccanica. Quindi quali sono le sollecitazioni che gravano? Come vedete abbiamo dei carichi radiali, ma abbiamo anche una coppia, quindi naturalmente è ovvio che la ruota dentata non deve ruotare sull'albero, se no non trasmetto niente. Quindi questo può essere fatto mediante l'utilizzo, no? Come ben sappiamo, per trasmettere momento torcente possiamo immaginare di mettere una chiavetta, una linguetta o magari un profilo scanalato se il momento torcente è abbastanza elevato. Però attenzione, perché è vero che in questo caso abbiamo delle ruote dentali a denti dritti e quindi abbiamo dei carichi radiali, no? Dei carichi radiali sull'albero, no? Perché anche quello tangenziale abbiamo visto, lo riportiamo in asse aggiungendo naturalmente una cuffia torcente. Ok? Ma naturalmente dobbiamo mantenere la ruota dentata anche in senso assiale, anche se non abbiamo un carico assiale, perché a causa delle vibrazioni questa ruota dentata comincia ad andare a spasso sull'albero, quindi dobbiamo mantenerla. Ecco, allora possiamo per esempio
immaginare di fare questo, sempre in maniera insomma un po' veloce, ma diciamo senza trascurare le parti più importanti. Cioè, vale a dire, noi qui mettiamo un distanziale, possiamo immaginare di mettere un distanziale, quindi un collare, questi sono i cuscinetti, questo è il cuscinetto, per esempio, che sta in A, questo è il punto A che abbiamo individuato prima. Naturalmente questo è uno schema adesso che non è fedele naturalmente lì alla trasmissione di potenza, perché dovrei avere l'albero che esce fuori su cui viene calettato il giunto, però il discorso poi diventa un po' troppo complicato per questa fase, quindi diciamo per il momento ci accontentiamo di questo schema, semplicemente per far capire come per esempio possiamo tenere il tutto, no? Qui si mette una ghiera filettata su questa estremità dell'albero, nel momento in cui l'andiamo a stringere questo mi mantiene sia il cuscinetto in senso assiale e per il tramite di questo distanziale anche la ruota dentata in senso assiale, mentre il momento torcente è garantito dalla presenza della linguetta. Qui abbiamo l'altro cuscinetto, sempre radiale rigido a sfere, che è montato qui, ok? E quindi naturalmente questo è il punto B con riferimento a quello schema, e anche qui abbiamo in senso assiale per esempio la presenza di una ghiera che va a determinare diciamo la tenuta di questo cuscinetto. Allora, senza andare in ulteriori dettagli, voglio soltanto concludere per associare il montaggio alla schematizzazione. Noi siamo riusciti a risolvere il problema perché stiamo in un sistema staticamente determinato, ok? E quindi con l'equazione della statica siamo riusciti a calcolare le reazioni vincolari e quindi i carichi sui cuscinetti. Però se qui anziché appoggio carrello avessimo avuto cerniera carrello, avessimo avuto cerniera, o peggio ancora un incastro, il sistema diventa iperstatico, le reazioni vincolari non le calcolare così facilmente perché il sistema è staticamente indeterminato, ok? Quindi il discorso si complica. E allora come si riflette quella schematizzazione sul montaggio? Evidentemente possiamo approssimare questa schematizzazione, perché questa è una cerniera che consente la sola rotazione, va bene? E questo invece consente lo spostamento orizzontale più la rotazione, ok? L'appoggio, perché vedete rappresenta un carrello, quindi si può spostare leggermente in senso assiale e in più consente anche la rotazione, va bene? Ecco, quindi che cosa vuol dire? Che uno dei due cuscinetti è mantenuto e l'altro è lasciato libero di scorrere, no? Quindi lo schema riflette ovviamente in qualche modo il montaggio, e questo è un tipo di montaggio che è molto utilizzato in pratica. Quindi come si fa? Praticamente qui abbiamo un telaio che mantiene, come vedete, il cuscinetto in senso assiale da una parte, poi evidentemente qui le cose finiscono in questo modo. Va bene? E devo andare a mantenere, ovviamente non posso chiudere anche da questa parte perché sennò il cuscinetto non entra in fase di montaggio, e quindi naturalmente qui ci sarà una sorta diciamo di coperchio o di qualche cosa che mantiene il tutto fissato, ok? Quindi vedete che questo cuscinetto è mantenuto in senso assiale, viene bloccato mediante dei bulloni in senso assiale. Viceversa, da quest'altra parte è lasciato libero, no? Proprio per rispettare quella schematizzazione che abbiamo dato per quanto riguarda il punto. Va bene? Abbiamo un po' semplificato le cose, ma spero di essere riuscito a mettere in evidenza, diciamo, gli aspetti più importanti. Quindi questo tipo di montaggio mi porta ad avere un qualche cosa che somiglia ad un carrello, questo tipo di montaggio
da quest'altra parte e assomiglia naturalmente ad una schematizzazione che è assimilabile appunto a una cerniera, perché sono consentite delle piccole rotazioni ma non si sposta in senso assiale, così come succede appunto per una cerniera. Ecco, mi premeva darvi anche qualche indicazione di questo tipo. A questo punto passiamo invece a considerare un altro aspetto, mi sposto di qua, cioè il rendimento, perché fino ad ora non abbiamo considerato l'effetto delle forze di attrito e invece sono presenti. Allora, possiamo utilizzare questo stesso schema, andando però a rimuovere questa ipotesi che avevo fatto prima, che fa riferimento all'attrito trascurato. L'attrito c'è e lavora, c'è e lavora, perché contrariamente alle ruote di frizione che abbiamo analizzato la volta scorsa, dove abbiamo ipotizzato un contatto di puro arrotolamento, le forze di attrito ci sono ma non lavorano perché non c'è moto relativo, quindi se non abbiamo una forza per spostamento non c'è lavoro e quindi naturalmente non c'è contributo energetico nel bilancio complessivo. In questo caso no, o meglio, in questo caso molto particolare B0 il contatto è di puro arrotolamento, ma siccome il contatto inizia, come abbiamo visto, in un punto M1 e finisce in un punto M2, che sono punti più o meno distanti da P con 0, io ho delle velocità di strisciamento. Avendo delle velocità di strisciamento, l'attrito lavora e dà contributo, quindi abbiamo un rendimento minore di 1 nel caso delle ruote dentate, c'è poco da fare. Va bene? Allora noi vogliamo cercare di esprimere, però forse, scusatemi, ci conviene rifare un altro schema per non complicare quello già fatto. Allora lo faccio ancora una volta in orizzontale, così mettiamo in evidenza soltanto gli aspetti più importanti ai fini del calcolo del rendimento. Quindi qui abbiamo sempre O con 2 e O con 1. Okay. Allora, nel caso ideale noi abbiamo questa retta d'azione, che è inclinata di teta rispetto alla tangente, come ormai ben sappiamo. Questi sono i punti di tangenza T1 e T2. Allora, la direzione della forza risultante, come abbiamo visto ora, è in assenza di attrito esattamente questa, perché coincide con la normale. Coincide con la normale perché la componente tangenziale è uguale a 0, no? Caso ideale. Nel caso reale la componente tangenziale è diversa da 0, di conseguenza la risultante delle forze scambiate si inclina, ovviamente. Di quale angolo? Dell'angolo φ, che sarebbe l'angolo di attrito, cioè l'arco tangente del coefficiente di attrito dinamico. E allora andiamo a rappresentare qui ancora una volta la omega 1 e la ci con m. Qui abbiamo sempre una omega 2 e una ci con r. Allora abbiamo capito che la direzione non è più questa, perché abbiamo una componente tangenziale. Allora andiamoci a mettere in un punto generico del contatto, naturalmente, non in particolare P con 0, in un punto generico, quindi all'interno del segmento M1-M2. Ok? Scegliamo per esempio un punto qui, come punto di contatto.
e la direzione normale dei profili è proprio la linea di ingranamento, cioè sarebbe questa. In questo punto questa è la tangente ai profili nel punto di contatto. Allora, una cosa importante, come ricorderete dai vari meccanismi con attrito che abbiamo analizzato fino ad ora, è definire il moto relativo, perché in condizioni di attrito dinamico, se non conosco il moto relativo, io non so la direzione, o meglio il verso, delle forze di attrito. Va bene? E allora andiamo a considerare un attimo il moto relativo. Vediamo che cosa succede. Allora, se noi andiamo a considerare l'azione delle forze sulla di 1 su 2, facciamo questo schemino qui a parte che ci chiarisce un po' le cose. Allora, io ho un profilo che è il profilo 1 e poi ho un altro profilo che è collegato al precedente, che è il profilo 2, questo è il punto di contatto e questa è la normale comune, giusto? Allora, il profilo 1, che lo riteniamo motore, spinge il profilo 2, quindi sarebbe il dente della ruota condotta. Quindi io ho una forza che è una forza che posso schematizzare in questo modo, come componente normale, che sarà la F normale di 1 che agisce su 2, giusto? E questa è naturalmente diretta secondo la linea di ingranamento, ovviamente. Noi vogliamo appunto risalire alla componente tangenziale. Componente tangenziale, ma se io considero la forza di 1 su 2, la componente tangenziale di 1 su 2 è opposta al moto relativo di 2 su 1. Quindi sono interessato al moto relativo di 2 rispetto a 1, in questo caso. Ma dalla legge dei moti relativi io so che omega 2 1 è uguale ad omega 2 meno omega 1. Il valore assoluto ed in forma scalare, posso farlo perché questo è in modo piano, quindi tutte le omega sono perpendicolari, per cui posso già scriverla in forma scalare, va bene? Ma ognuna con il proprio segno, quindi se considero la omega 2 antioraria, quindi positivo, la omega 1 sarà negativa. Se qui ci vado a mettere il segno, queste in realtà le ho considerate appunto in valore assoluto, se ci metto il segno devo scrivere più omega 2 perché è antioraria, cioè è positiva, meno omega 1 perché è oraria, come vedete in questo schema, di conseguenza negativo. Morale della favola, il risultato è positivo, giusto? Meno e più, quindi è positivo. Quindi vuol dire che la omega di 2 rispetto a 1 è positivo, cioè antioraria. Antioraria vuol dire che questa è la velocità angolare di 2 rispetto a 1. Ma se questo è il verso, andiamoci a mettere qui anche P con 0 su questo schema, se questo P è P con 0 e la omega 2 1 abbiamo detto essere questa, qual è la velocità di strisciamento al punto di contatto di 2 rispetto a 1? Chiaramente sarà omega 2 1 per questa distanza, giusto? E quindi il vettore velocità di strisciamento sarebbe questo, ed è una velocità di strisciamento di 2 rispetto a 1, va bene? Nel momento in cui abbiamo definito, possiamo anche calcolarla numericamente volendo, devo semplicemente definire la posizione di questo punto, ok? Ma la posizione di questo punto la definisco in maniera generica con una y, quindi questa velocità
V2,1 è semplicemente uguale a omega 2,1 per y. E la omega 2,1 è la somma delle due, cioè omega 2 più omega 1 per y. Quindi sono in grado di calcolare la velocità di strisciamento nel generico punto che dista y dal centro di istantanea rotazione nel modo relativo. E allora, qual è il verso della componente tangenziale di attrito? È opposta a questa velocità. Va bene? Quindi sta dall'altra parte. Cioè, è questa. Questa è la F1,2 tangenziale, che sarebbe quella di attrito. Ma siccome ci troviamo in condizioni di attrito dinamico, naturalmente io ho una, ho che questo angolo è uguale a φ, giusto? È uguale a φ e la tangente di φ sarà uguale al coefficiente di attrito dinamico. Quindi mi interessava dall'analisi cinematica semplicemente il verso, perché dalla componente normale io posso calcolare quella tangenziale in condizioni di attrito dinamico, ma questa è la nostra situazione perché abbiamo strisciamento. Va bene? Perché la F1,2 tangenziale sarà uguale ad F1,2 normale, dalla legge, diciamo, di Coulomb sull'attrito dinamico. Ok, quindi questo lo abbiamo analizzato con un certo dettaglio. Ritorniamo al nostro schema. Quindi questo è il punto di contatto di riferimento. Riporto anche su questo schema la Y, è questa. Ok? E vedete che questa sarebbe la risultante della F1,2 totale. Va bene? E la F1,2 totale, ma la F2,1 sarà ugualmente, naturalmente uguale e contraria, giusto? E quindi vado a riportare rispetto a questo punto, perché questo è il punto generico di contatto, una retta che è inclinata di φ, che è l'arco tangente del coefficiente attrito dinamico, in questo senso. Ci siete? E traccio questa retta. Questo angolo è φ, quindi la direzione effettiva di trasmissione di forza non è più la linea di ingranamento, cioè la normale comune nel punto di contatto ai profili, ma è inclinata di φ, come nel verso giusto, tale ovviamente da avere una forza resistente, no? Attenzione, è importante, perché se sbagliamo verso vuol dire che l'attrito è una forza motrice, no? È molto grave, naturalmente, quindi attenzione. Benissimo, e quindi questo è un discorso. A questo punto dobbiamo andare a quantizzare questo ragionamento. Ci accorgiamo subito di una cosa, naturalmente qui ho esagerato con l'angolo φ, ho esagerato con l'angolo θ per avere uno schema più chiaro, ma possiamo subito osservare che la coppia trasmessa è inferiore di quella che avrei nel caso ideale, perché nel caso ideale la coppia trasmessa sarebbe la forza che va a moltiplicare per questo raggio, che è rho con 2 rispetto al polo O2. Nel quest'altro caso il braccio della forza non è più rho 2 ma è questo. Ci siete? Quindi questo è 90 gradi e questo è lo stesso 90 gradi, quindi sarebbe il braccio della risultante in presenza di attrito rispetto allo stesso polo che rappresenta l'asse di rotazione della ruota condotta. Ci siete? Ed è più piccolo, quindi di conseguenza io trasmetto di meno, perché devo vincere anche le forze di attrito. Allora, indichiamo
analogamente qui posso prendere la perpendicolare per la forza motrice e anche qui ho quest'altro punto, questo lo chiamo per esempio D, questo punto lo indico con E. Andiamo a indicare anche questo punto che ci servirà con H e questo punto lo indichiamo con la lettera A. Allora il ragionamento è impostato, ora dobbiamo procedere con lo sviluppo di una formula che ci consente, come al solito, di esprimere, di calcolare il rendimento di una coppia di ruote orientate in continuo dolente a tempi uniti, allora, come ben noto, il rendimento come definizione generale è il rapporto della potenza in uscita rispetto a quella in ingresso. Nel caso ideale, naturalmente, esce quello che entra e quindi sarebbe uguale a 1. Nel caso reale, ovviamente, non è così. Allora, la potenza in questo caso, in uscita, è data dalla coppia resistente, ma è uguale al contrario a quella utile, per la velocità angolare omega 2. Diviso la coppia motrice per la velocità angolare omega 1 per definizione. Ma la coppia resistente è in questo caso uguale a, ritorniamo a questo schema e vado qui a riportare schematicamente questa risultante, e la indico con F, ok? Che poi naturalmente ha una componente normale e tangenziale, ma a noi in questo momento interessa la F totale, la forza per il braccio sarebbe O2E, giusto? La forza F per O2E. Ed è quello che vado a scrivere, quindi la forza F per O2E con riferimento a quello schema, la coppia motrice è praticamente questa, sempre la stessa F uguale e contraria moltiplicato per quest'altro braccio, giusto? Quest'altro braccio quindi è O1D, quindi ho la stessa forza per il principio di azione e reazione per O2D con riferimento a quello schema. Questo per quanto riguarda le coppie. Per quanto riguarda le velocità angolari, questo non è nient'altro che l'inverso del rapporto di trasmissione e quindi qui abbiamo R1 diviso R1. Quindi possiamo esprimere il rendimento in questo modo. Naturalmente queste F sono uguali e contrarie, quindi dobbiamo puntare l'attenzione su questi due segmenti che tengono conto dei rispettivi bracci della forza risultante scambiata, che tiene conto sia della componente normale che di quella tangenziale rispetto ai due poli di rotazione della ruota motrice e della ruota condotta. Bene, allora O2 è uguale, O1E uguale, andiamo però a ragionare sulla figura. Allora qui possiamo subito osservare una cosa, che questo angolo io prolungo, guardate, questi due raggi, uno che passa per T2 e l'altro che passa per E, quindi caso ideale, caso reale, questo angolo qui non è nient'altro che Φ. Perché? Perché ciascuna di queste due rette è perpendicolare alla retta d'azione e alla retta direzione della forza in condizioni ideali, per cui se queste due formano un angolo Φ, che è l'angolo di attrito, anche queste formeranno un angolo Φ tra di loro. Ok? Ci siete? Ma noi sappiamo anche che questo angolo è uguale a teta, perché teta anche questo è 90 meno teta, questo è 90, questo è teta. Quindi, morale della favola, noi conosciamo questo
angolo per arrivare a determinare il braccio OE. Conosciamo questo angolo. Tutto questo angolo è uguale a che cosa? Beh, semplicemente a teta più phi. Va bene? E allora questo mi consente di esplicitare questo braccio della forza risultante, cioè O2E, in funzione di questo angolo. E quindi posso scrivere O2H per il coseno, quindi questo è uguale ad O2H per il coseno di teta più fi. In maniera analoga, se guardo da quest'altra parte, ok, cioè al triangolo O1HD, quest'altro braccio, cioè O1D, lo posso esprimere come O1H, che sarebbe l'ipotenusa di questo secondo triangolo rettangolo, quindi questo è uguale ad O1H, per ancora il coseno di teta più fi. Allora, O1, sì, questo qui è, aspettate un attimo, questo è O1D, questo è O1D, sì, ok, è così, ok, che sono i bracci, questo e questo qui. Allora andiamo avanti, andiamo ancora ad esplicitare questi altri due termini. Quindi mi serve esplicitare O2H e O1H. Allora, O2H, guardiamo sempre questa figura, quindi O2H sarebbe questo tratto qui, è uguale ad O2I0 meno I0H. Quindi O2I0 meno I0H. Siete? O2H è uguale a O2P0 meno P0H. Ma O2P0 è proprio il raggio primitivo della ruota 2, quindi ho questo R2 e qui lasciamo per il momento P0H. Analogamente, se andiamo a ragionare su O1H, O1H è uguale a O1P0 più P0H. O1P0 più P0H. O1P0 è uguale a R1 più P0H. Va bene? Allora ci rimane ora di andare ad esplicitare P0H. Va bene? Dobbiamo ancora guardare questa figura e vi metto in evidenza su questa figura i triangoli che ci interessano. Lo faccio in un altro colore così da migliorare la comprensione. Ecco, sto considerando ora questa figura, quindi la figura P0AHEO2, va bene? Con l'obiettivo di esplicitare P0H. Applicando il teorema dei seni posso scrivere che P0H, che è questo, sta al seno di questo angolo opposto, che è proprio φ, quindi seno di φ, come P0A, che sarebbe Y, come Y sta al seno di questo altro angolo, va bene? Ma questo angolo è 90, questo è teta più φ, questo è 90
meno teta più phi. Ma il seno di 90 meno teta più phi è il coseno di teta più phi. Giusto? E questo è il teorema dei segni. Da questa relazione posso esplicitare in 0h che è uguale a y per il seno di phi diviso il coseno di teta più phi. Ok? Questa la possiamo infilare qui dentro e dovete avere ancora un po' di pazienza perché dobbiamo arrivare alla relazione, la relazione finale. Allora, questa la posso, questo schema la posso cancellare. E procediamo qui con questa sostituzione. Allora, abbiamo O2H, quindi abbiamo allora R2 meno P0H, ma P0H è Y seno di phi diviso il coseno di teta di phi. Questo sarebbe O2H, ma questo deve essere ulteriormente moltiplicato per il coseno, di teta più phi. Giusto? Ancora qui abbiamo R1 diviso R2. Andiamo a guardare 1D, è uguale ad 1H, ma 1H è questo, cioè questo. Quindi qui abbiamo R1 meno, anzi più in questo caso, P0H che è sempre lo stesso, cioè Y seno di phi diviso il coseno di teta più phi. Ancora per il coseno di teta più phi. Eccolo qua, va bene? Quindi siamo giunti a questa relazione. Allora, questi coseni si possono semplificare e dobbiamo andare ora a sviluppare questo. Allora, un po' di pazienza. Quindi abbiamo che eta è uguale. Allora, R2 meno Y seno di phi diviso il coseno della somma di questi due angoli che è coseno teta coseno di phi meno seno teta seno di phi moltiplicato per R1 diviso R1 più Y seno di phi diviso coseno teta coseno di phi meno seno teta seno di phi moltiplicato R2. Va bene? Ok, allora che cosa facciamo adesso? Ci conviene procedere in questo modo. Allora, n è uguale per le 2 coseno teta coseno di phi meno 2 sen teta seno di phi meno y seno di phi. Ho fatto semplicemente il mio momento. Va bene? Diviso coseno teta coseno phi meno seno teta seno di phi, qui è moltiplicato per R1. Ancora è diviso, qui ho un R1
cos teta coseno di pi meno r1 sin teta seno di pi più y seno di pi diviso moltiplicato r2. Ok? Allora, a questo punto, se io vado a dividere numeratore e denominatore, vabbè, poi questo qui naturalmente si semplifica, questo e questo naturalmente si semplifica, possiamo andare a dividere per arrivare a una relazione più compatta. Se io vado a dividere per cosenna teta coseno di fi, ottengo questo risultato. Allora qui c'è anche un R2 e c'è un R2 qui, quindi se vado a semplificare qui ottengo 1 meno R2, si semplifica con questo seno coseno, qui ho una tangente di teta, tangente di fi, ok? Meno y seno di fi diviso l'r2 cosen teta coseno di fi. Questo per il numeratore. Per il denominatore c'ho sempre l'r1, quindi qui si semplifica, rimane ancora 1 meno tangente di teta tangente di fi più y seno di fi diviso r1 cosen teta coseno di fi. Ci siamo quasi, quindi questo è uguale a 1 meno, qui ho sen fi cos fi, che è tangente di fi, metto in evidenza, quindi qui ho la tangente di fi che moltiplica la tangente di teta più y diviso R2 coseno di teta. Diviso 1 meno tangente di fi in evidenza per la tangente di teta più y diviso R1 coseno di teta. Qui però c'è più, metto in evidenza il meno, quindi qui rimane un meno, e questa è l'espressione finale del rendimento. Y ci dà la generica posizione del punto di contatto rispetto a P con 0. Bene? Allora, due rapide osservazioni sono le seguenti. Allora, per phi uguale a 0, o se volete per f che è uguale alla tangente di phi uguale a 0, questo è 0, rendimento uguale a 1. Come deve essere nel caso ideale in assenza di attrito. La cosa interessante, che abbiamo in qualche modo accennato anche prima, è che per
y uguale a 0, il che vuol dire un punto di contatto tra i profili n che coincide con P con 0, cioè nell'istante in cui i profili sono a contatto in P con 0, y è uguale a 0, se y è uguale a 0, numeratore e denominatore sono uguali, eta è uguale a 1, contatto di puro arrotolamento, ma solo in quel punto, quindi nel caso reale, ma solo in quel punto, perché solo in quel punto è un contatto di puro arrotolamento, perché il punto di contatto coincide con il centro di istantanea rotazione del motore evadivo, cioè il polo delle velocità. Quindi ho un eta ancora uguale a 1, perché ho, ripeto, un puro rotolamento. In assenza di moto relativo le forze di attrito non lavorano, ok? E quindi non danno contributo energetico. Viceversa, dov'è che ho i valori massimi di y? I punti più lontani da P con 0, che sono m1 ed m2. Quindi se io ad y qui vado a sostituire lambda a o lambda r, ottengo i valori minimi del rendimento, ok? Come è giusto che sia, perché ho naturalmente i valori massimi dello strisciamento, i valori massimi della velocità di strisciamento, oltretutto. Va bene? Ok, ci fermiamo qui.